Ok. Ora rilassati. Numero 10. Numero 11. Numero 12. Rilassati, fai con calma. Numero 13. Numero 14. È finito, rilassati. Tutto bene. Ma abbiamo già discusso il problema 2 settimane fa. Quello che Ennio sta facendo è misurare le emozioni. Siamo scienziati? Questo è possibile? Credete che si possa misurare l'emotività? Qual è il significato della parola? Reazioni del sistema nervoso centrale. Vedo che almeno il libro l'hai aperto. Tengo a precisare, signore e signori, che la maggior parte è sui vostri testi all'infuori di quel 10% che spiego per giustificare la mia presenza qui. La prossima lezione sarà su Lange. Lui sostiene che i sintomi schizoidi sono la sana reazione ad un mondo malato. Danda e tu, Andrew, voglio che mi portiate 5 sintomi schizoidi ciascuno. Buongiorno a tutti. Là! Indietro, indietro, indietro. Va bene così. Brava, molto bene. E così. Là! Brava. Perde molto sangue, guardi. Certo, è vero. Tiriamo il cuscino più su. Così. Avanti, spicciate. Sì, sì. Almeno ormai il brutto è passato.
È il sapone di marca? Buongiorno, dottor Case. Buongiorno, cara. Arrivederci. Dottor Blake, dottor Sanders in sala rianimazione. Sono felice di tornare a casa. È arrivato? O sta ancora tranquillamente giocando la partita golf? Signor Hill, questa è l'ultima volta che glielo dico. È chiaro? In questo reparto siamo veramente pieni di lavoro da fare. E non possiamo stare dietro ad ogni paziente che pretende di essere l'unico al mondo. Il dottor Castles è in chirurgia fino alle 3. Farà il suo giro di pomeriggio. Perciò mi faccia il piacere di aspettarlo pazientemente nella sua stanza. Signor Hill. Signor Hill! Cosa vuoi fare, Bernstein? Portarmi a casa o farmi un interrogatorio per la CIA? I Rosa Croce. È passata di moda con Bulgari. Com'è la tua controparte? Lan mi ha detto che è una psichiatra. Ci vedremo mercoledì. A pari o piacere? E tu cosa credi? Oh, mi scusi. Oh, prego, scusi lei. Ah, buongiorno, cancelliere. Salve. Mi spiace, sono un po' in ritardo. Salve. Mi sembra che non ci sia molto da preoccuparsi. Firmi qui. Penso che vada bene. Certo che sarebbe stato meglio se ci fossero... Credo che neanche lei abbia dei testimoni. La meccanica dell'incidente comunque rimane piuttosto contorta. Sì, sì, certo, lo capisco. Però... Sì, lo so, ma capisce che... Certo. Grazie. Vorrei dirle una cosa, dottor Case. Non mi ispira molta fiducia il suo avvocato. Allora siamo pari, perché anch'io non ne ho nel suo, professore. Gasmier è un vero mago. Non ha perso una causa in 10 anni. Oh, gli manderò delle rose. Le suggerirei una bottiglia di scotch. Una cassa di aspirina, se beve sotto pressione ne avrà bisogno. Lui sa perfettamente di chi ha la colpa in questo caso. Mi parli del suo cliente. Deve essere bravo a raccontare favole. Gli ho spiegato solo i fatti. I suoi o i miei? La verità. Ha raddoppiato la parcella? È piuttosto caro, ma ne vale la pena. Guidare male è un'abitudine molto costosa. Senta, sappiamo entrambi perché siamo qui, perciò smettiamola di giocare, va bene? Cercherò di venirli incontro. $7,500. È la metà del valore dell'auto. Più le scuse, più sincere. E così dimentichiamo tutto. La ringrazio tanto, ma non posso accettare. Mi aspetto un risarcimento da lei. Si aspetta dei soldi per un incidente causato solo no, da no, lei? No, 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 aspetti un minuto. Voglio $10,000 in contanti, non in assegno, per tutte le spese. Nient'altro. Sicuramente c'è stato uno sbaglio. Ha perso l'appetito? È sparito con la mia pazienza. Incapacità di sopportazione, la conosco bene. Vuole sapere una cosa, dottor Kay? Dica, professore. Abbiamo tutti una croce da portare. Qual è la sua croce? Ci vediamo in tribunale. Taxi! Molto premuroso. Lei potrebbe interessarmi, ma prima mi deve un'auto, una colazione e ben due scuse. Taxi! Sì, pronto? Peter, ah, sei in casa? Sono nella vasca, puoi richiamare.
chiamarmi? No, no, Chancellor è passato di qua e stiamo discutendo di archeologia. Voglio la tua opinione. Henry e io abbiamo scommesso una cassa di pernò su questo. Peter, qual era il nome di quella statua che abbiamo visto ad Olimpia nell'ultima sala? Lui dice che è il Poseidon, ma è al museo di Atene. E quella di Olimpia si chiamava, sai, ce l'ho solo... Hai capito? Quella statua... Sì, l'Hermes di Prassitele. Sei sicuro, vero? Sì, lasciami in pace. Va bene, va bene. Hai ricevuto l'invito alla mia mostra? Sì, parecchio tempo fa. Lasciati libero per me. Grazie per avermi ricordato quel nome, sai... Ah, Harry ti saluta. Grazie, posso richiamarti? Ah, d'accordo, d'accordo. Ci vediamo alla mostra. Va bene. Ciao. Puoi comprare la cassa di pernò. È una faccia tanto triste. Jerry dice che gli farà del male. Ecco perché. Mi piace Jerry. Vorrei parlare con lui. No, perché Jerry non vuole parlare con te. Quindi stagli lontana. Non posso, perché voglio bene a Jerry. Là! Così? Ale! Molto bene. Dottoressa! Signore, è la mia lezione. Congratulazioni. Mi dia 60 secondi. Che cosa fa lei qui? Vede, dal giorno in cui abbiamo provato a pranzare insieme... Soffro di indigestione e stato confusionale. No, mi dirà che le rimorde la coscienza. Ho delle pulsazioni, ma non so se sono della coscienza. Non è il momento di parlare di anatomia. Per me il caso è chiuso. È al parcheggio. Mitch, sono qui. Frank, vedo che perdi. Sì, tesoro, ti ho cercato all'ospedale. Irv mi trascina ad un altro dei suoi seminari a New York. Non posso farne a meno. Sono solo 6 giorni. Passano in fretta. Vai via subito? Uh-huh. Senti, ricordati di chiamare Bill e Zan. Anche se decidi di poterci andare da sola, è meglio che li avverti. Hai tempo per un boccone? No. Il volo è alle 7. La macchina arriverà a momenti. Penso che dovrei trattare la faccenda dell'incidente da sola, va bene? Oh, me la caverò. Sono arrivati. Ti chiamerò. Sì, brava, va bene? Frank, portami una sorpresa. La vita ne è piena. Mitch! Quell'auto lì fuori è tua? L'hai comprata? Sì. Ti piace? Non avresti dovuto farlo prima di parlarne con Harris. E adesso che farà? È la compagnia di assicurazione? Frank, l'auto mi serve. Non ho pensato che dovevo dirlo a te e a tutti quanti. Ehi, potevi almeno accennarmelo. Riavrò il suo valore, in contanti. Ah, è così? E se perdi? Ne riparleremo al mio ritorno.
Ti sei preso la tuta? A New York. Questo bambino ha bisogno di essere seguito in un istituto. Non c'è altro da fare. Mi serve tempo. Lo voglio tutte le mattine prima della scuola. Ti ha mai detto perché ti ha buttato addosso quella vernice? Ti ha chiesto scusa? No, non mi ha chiesto scusa. Mi rendo conto che i nostri metodi sono diversi, Michelle. Ma io non sopporterei questo tipo di rapporto. Non capisco perché ti rifiuti di metterlo in un istituto. Ci vogliono dei metodi forti, lo capisci? E solo lì li puoi trovare. Ci vuole comprensione. Si sporca e si bagna. E non ci sono segni di risposta a nessuna medicina. Ti rendi conto di quanto sia dannoso che un paziente regredisca fino a questo punto? Mi stupirei se non fosse regredito fino a questo punto. Dammi un'altra possibilità. Ti prego, cari. Cosa? Sì, certo, per me va benissimo. Oh, mi raccomando, non fare scherzi, eh? Ti chiamo stasera, d'accordo? Ciao. Asclair ha chiamato? Venerdì alle 10. Questi sono da parte di Karim. E dell'incidente? Vuoi che richiami io l'assicurazione? No. A più tardi. Le probabilità sono insignificanti. Una su 758.000. 425 per essere esatti. Una dubbia costante, anche se mi viene da un matematico. Siamo dei professionisti, mi sembra. Chiuso. Con picche. Di nuovo. Oh. Avevi ragione, la probabilità era insignificante. Mi spiace se vi ho disturbato. Mi rimordeva la coscienza. È qui fuori. Che cosa vuole? Clark Hill, è suo padre? È uno scultore. Ed è bravo? Sì, ma è bravo anche a giocare. Ma lei? Non posso giocare con la giacca. È un po' come me. Perde tempo a giocare. Giocare o vincere? Dipende dalle regole. Le dirò un segreto. Mi piace programmare. È come imbrogliare. Istinto. Io guardo sempre avanti. Potrebbe essere pericoloso. Per me o per lei? Lo dirà il tempo. Sì, è vero. Ah, palla corta. Ah, sono nervosa. In qualche gioco non si può perdere. Mm-hmm.
Vuoi sapere tutto di me? Povero bambino. Ho avuto una borsa di studio al liceo Yves Gautier. Oh, come odiavo Parigi, odiavo tutto di lei. Odiavo svegliarmi al mattino. Odiavo aspettare che i fantasmi di George Sand e Emile Zola strisciassero su per le scale per il pernò di mezzanotte nella soffitta di papà. E odiavo stare con quegli ossequiosi esistenzialisti. Ma ero precoce. Perfino a 15 anni ero precoce, facevo... recitavo proprio come mi chiedevano. Ero eccezionale. Tu. 3 anni alla Sorbonne. E poi la parte triste. E io tornai a New York. Tornai diritto a New York per prendere la laurea. Il PhD, ci ho messo 2 anni per prendere la patente dottorale. Raccontami tutti i dettagli. Ti direi tutto. Solo che il mio piede si è addormentato. E poi c'è stata Alice. Lei era una marziana. Ma si era ben integrata tra gli umani. Pasticche per colazione e cocaina per dessert. Una gran bella dieta. Come va il tuo appetito? Peter. 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 Sono solo io. Mi piace questo gioco, Vieni qui. Ciao, piccoli miei.
Mary, Mary, ti sei alzata? Com'è andata la tua giornata? Papà, ti ho portato un ospite. Ci chiamavano la generazione perduta, quasi tutti per quanto mi ricordo. Ci sentivamo spinti a vivere in quel modo per essere all'altezza di tale reputazione. Nelle umide soffitte di Montparnasse? Erano i giorni della grande ribellione d'Adam, quando l'arte aveva dichiarato guerra al sistema. Sculture curetiche, objets trouvés, films di Salvador Dalí. Essere lunatici finalmente rendeva. E poi Hitler. Non è stato più lo stesso dopo la guerra. Gli stessi artisti divennero cultori delle comodità, lottando per quello in cui non riuscivano a credere per salvare quello che avevano fatto. Non sei d'accordo con me, Harry? Harry dice che sto dicendo idiozie e che sono ormai senza speranza. Ah, mi scusi, può spostare la macchina? Il professor Hill, ho un messaggio per lei. Davvero? Per me? Sì, signore. Ah. Peter, Peter, che peracotta che sei. Peter salta sulla macchina e va da lei. Va bene, possiamo andare. Grazie. Prima ti rendi più presentabile, poi passerai una serata decisamente adorabile. La famiglia.
Frank? Stai bene? Novità al club? Hai lavorato fino a tardi. Ti va un drink? D'accordo. Il solito. Ti stai chiedendo dove voglio arrivare, vero? Beh, sì, certo. Ti volevo parlare di una cosa. Pensavo che questo fosse il posto adatto. Ho una relazione. Tu credi che io ne sia all'oscuro, Michelle? Non essere ingenuo. Sto spesso a New York, ma non sono cieco. Vuoi darmi tu i dettagli o vuoi invece che lo faccia io? 34 anni. È un piccolo psicologo psicotico con un padre lunatico. Una casetta fatiscente sulla spiaggia. E una propensione, da quello che ho sentito, per le stranezze. A lui mi dà delle cose che tu non mi dai. E cioè? Girare il mondo in camere d'albergo da $20? Siamo stati nel tuo ufficio. Lui apprezza le mie fantasie. Cosa ti fa credere che ne sia incapace? Incapace? Restio. C'è forse differenza? Se adesso ti provo che hai torto, lo lascerai. E perché dovrei? Pensaci su. Ok, lo chiamo. Hai notizie? Mi dispiace, ma non so dov'è. Continua a cercare, finché non la trovi. Ho dovuto prendere in mano la situazione. Quel bambino ha bisogno di essere curato in un istituto. Stanley Cates è un mio paziente, io non sono stata consultata. Rispetto la tua posizione, Michelle, ma non c'era altro da fare. Ho già firmato le carte. Mi dispiace. Stanley, so che sei arrabbiato con me perché non lavoriamo più insieme. Stanley, io... Mi vuoi sposare? Sei già sposata, vero? Sì, tesoro. Sì, io sono già sposata. Credo che la ragione per cui sono venuta da te è che non so controllarmi e non voglio farlo. Ho avuto un'esperienza conformista. Sono stata una bambina perfetta con la scuola, la mia mamma, la casa, il lavoro e nel mio matrimonio. Io amo Frank. Veramente. Con Peter ho visto dove posso arrivare. Posso essere quello che voglio, posso allargare le gambe e farmi sbattere sul pavimento e non me ne vergogno mai. Puoi averne bisogno. Grazie, papà. Certo.
Ah, deliziosa. Dovrei frequentare di più le mostre. Le opere esposte o per cosa? Certo, con piacere. Ci vedremo molto presto. È una gioia averla qui. Che ne dici? È un artista all'avanguardia. Le garantisco che le sue opere sono... Lo riconosci? Certo che lo riconosco e mi piace. Come ti senti? A pezzi. Ecco che arriva Sua Altezza il Viscido. Digli che c'è qualcosa che non va nella mia ulcera. Caro Clark, che idea grandiosa. Mi hanno consigliato di non rimanere molto. Chi l'ha detto? L'ha detto il mio medico personale. Non può rimanere. Oh cielo, come siamo professionali. E per l'amor di Dio, cosa sta facendo con quel pezzo? Questo pezzo? Questo non è in vendita. Non è in vendita? Clark, rimetti a posto quel pezzo, butto all'aria tutto quanto, è chiaro? Ci ho messo una vita ad imparare questo mestiere. Ho fatto la guerra, ho avuto un figlio, ho vissuto per anni di croste di pane e di vino cattivo. Ora non sono affari tuoi. Se decido di tenerlo, o di venderlo, o di lubrificarlo e schiaffartelo nel culo. Buonanotte. Non chiamare la signora Van de Kamp. Ecco cosa ti piace, la concorrenza. Provaci e vedrai. Salve. Grazie per avermi sostenuto. È stato un piacere. Ho aspettato 20 anni per dirgli quello che gli ho detto. Sono contento che voi foste lì. Anch'io. Torna nel mio studio la settimana prossima. Harry e io forse riusciremo a tirare fuori qualcosa di nuovo. Ci verremo. Ci conto. Congratulazioni, Clark. Buonanotte e guida con prudenza. Tale padre, non tale... Non dirlo. Figlio. Oh, Peter, guarda. Lo prevedevo. È bellissimo. Lo sentivo che ti avrebbe fatto una sorpresa. La vita è piena di sorprese. Pronto? Jack e Jill si vestiranno per ammazzare, ma non certo per farsi trovare. Cibo italiano per l'atmosfera, il posto dove ci siamo visti la prima sera. Alle 9 devi andare, ma non certo per cenare. Il gioco sottile scoperto non sarà. Saremo alla Darsen alle 12 o giù di là. L'inaspettabile ti attenderà.
Che nessuno si muova, chiaro? Non fermi! Non sparare! Cosa vuoi, domani, grassone? Vai laggiù! Non mi rompere i coglioni, va bene? Stai zitto! Stai zitto! Non ti muovere, chiaro? Fermo, non mi parlare! Zitto! Giù sul pavimento! Tutti i camerieri sul pavimento! Tutti gli altri invece mettono la faccia negli spaghetti! Ora! La faccia negli spaghetti! Anche tu, nonna! E anche tu, nonno. Nessuno si muova. Nessuno dica niente. Non guardate! Fermi! Oh, sei quella che voglio. In piedi, donna. Vieni qui, coraggio. Bene, dammi le mani, dietro la schiena. Avanti. Un regalino per te che ti piacerà molto. Sono per te. Sono il tuo nome, sopra, ti piaceranno. Avanti, non fare storie. Vieni con me, muoviti. Che diavolo state guardando? Continuate a mangiare, va bene? Voglio vederti mangiare, signora. Che cosa c'è? È finito? Vuoi il dessert? Andiamo. Forza, con me. Che state guardando? Va bene. Ora restate così, giù. Non fate i furbi. Ti senti bene? Va bene così. Cooperate. Forza, mettete la testa dentro il piatto. Anche tu, uomo d'affari. Andiamo. E nessuno si muova per 10 minuti. O la signora canterà con gli angeli. Questo vale anche per te, grassone, o ti servirà una bara. Peter, mi fai male, Peter. La festa. Peter. Oh. Oh, Peter. Michelle. Peter. Una festa per noi due soli. Sì, Peter. Non darmi noia, Michelle. Peter. Vai, dire. Sì. Peter, oh, Peter. Sei stupenda. Peter, non farlo, per piacere. Che stai facendo? Calmati. Mi stai facendo male. No, non mi rendere la vita difficile. Io non la renderò a te, capito? Peter. 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 Sta zitta. Capito? Non parlarmi. D'accordo. Sta zitta, ma te lo faccio. Peter. Peter. No, no. Oh, Peter. Smettila o ti lascio Peter, qui. Basta. Peter. Zitta! Ti dirò io quando basta. Peter. Basta, basta! No! Peter, no! Smettila. Peter. Buongiorno, Frank. Buongiorno, Austin. Telex da Cairo. Allora, mi sembri un po' nervoso stamattina. Stavo lavorando. Coscienzioso, eh? Molto bene. Bellissimo posto, ma la zona è sbagliata. Non è un gran problema, vero? No. Penso di no. Come sta, Michel? Sì. No, dobbiamo spostarlo a domani. Bene. Michel. È stata fuori tutta la notte. Non ha telefonato. Niente. Non saltare le conclusioni, Frank. Dai uno sguardo alle modifiche. Ne parliamo a pranzo.
Immagino che non sia amore. È strano che sia cominciato. Niente represso con Peter. Tira fuori le emozioni da me così. Mi sento come se tutto quello che ho sempre represso e nascosto, la mia vita interiore si precipitasse fuori. Non c'è nessuno a giudicarci. Lavorerai fino a tardi domani? No. Bene. Michel, sai cosa dovremmo fare? Cosa? Credo che ce ne dovremmo andare per un po', tu ed io. Che ne pensi? Certo. Sai, potremmo andare alle Bermuda. È un bel posto. Sono almeno 5 anni che non ci andiamo. Ti piaceva stare lì? Finirò questo lavoro la prossima settimana. Potremmo andare via giovedì? Frank, ho i miei pazienti, mi serve almeno un mese. Mi spiace. Mi dispiace, Frank. Già. Humpty Dumpty è seduto sul muro, ma cade perché il gioco si è fatto troppo duro. Pensò che Sua Altezza avrebbe accettato tutto quello che lui le dava, era scontato. Ma ora è lei il comandante e lui è solo il fante. Questa sera giochiamo con regole nuove. Ti aspetto, non c'è bisogno di prove. Ciao, ho preso tutto. Il tubo di gomma verde ce l'avevano, eccolo qui, è questo. Va bene. Guanti? E questa, solo da 6 centimetri. Avevano solo la misura piccola. Se la vuoi più grande, bisogna andare da Harding. Va bene anche così, grazie. Bene, come vedi c'è tutto. Ah, salvo la gelatina. Non sapevano neanche cos'era. Non importa, Catherine, grazie. Non so se ce la farei da sola. È meglio che chiedi a Frank di aiutarti. Per giocare, uno deve pagare. Ci penserò io a farti pagare. Ehi, Marty, hai qualcosa per me stasera? $25. Per $25 io non mi faccio neanche sfiorare. Se fai una festa ci sto anch'io. Davvero? Allora, sei libera? Ma di che parli, Maya? Allora domani. Ehi, Harry! No, non posso fermarmi. Vuoi stasera bere? Ho da fare. Tu sei sempre occupato. Vai, vai, è roba buona questa. Dì, sei libera stasera? Sto aspettando qualcuno. A me sembra che sei libera. Sono occupata. Sparisci. Domani, eh?
Può darsi. Può darsi. Duecento bigliettoni. Solo per una scopata. Mi hai sentito? Sì, domani notte. Ci vediamo. Pensiamo noi, Sonny. Mi scusi, signora, vorrei scambiare due parole con lei. Sono della polizia di quartiere. Se volesse venire un momento con noi, vorremmo che ci aiutasse a identificare qualcuno sbagliando. Giù. Sì, è questione di un momento. State commettendo uno sbaglio. Per piacere, signora, non deve preoccuparsi. Sto aspettando un io amico, la capisco. Io sono... Lei deve venire con noi, signora. Faccela difficile. Sentiamo un sacco di storie del genere, perciò si rassegni, stia calma e si metta lì seduta. Da brava, su, senza fare tante chiacchiere. Senta, è veramente ridicolo. Piantala, carina, piantala. Ci sono un mucchio di carte da riempire. Avanti, cominci. Su. Devi rispondere a questi questionari. Quella rosa è per il medico, quello giallo per le informazioni. Te ne porterò altri 7 tra un quarto d'ora. Sono le 2:05. Accidenti, devo andarmene da questo schifo. Queste carte io non le riempio. Io sono una psichiatra del Clark Institute. Ma davvero? Io mi chiamo Hope, dottore. E lui è Bing Crosby. E siamo sulla strada della perdizione. E se lei non riempie subito tutti questi questionari, le assicuro che per lei oggi sarà una giornata da non dimenticare. E adesso comincia a scrivere. Ehi, è sposata, vero? Andiamo. Venga a telefonare. Ce lo prova e la rimandiamo a casa. Arrivo! Dannazione, non si apre! Non riattaccare! Non riattaccare! Tre prove. E rimane dentro stanotte.
Ecco. Se n'è andata. Sì. Suo marito è venuto a prenderla mezz'ora fa. Lei chi è? Ti ho raccontato tutto quello che c'era da sapere. Oh, senti. Non so spiegartelo, Frank. Non è una cosa che si può spiegare. Però... Frank... è stato stupido e patetico. Non riesci a capirlo. Su, ora smetti. Chi è Michelle? Un altro dottore? Non importa, Frank. Non è questo il punto. È stato lui a farti mettere questo per giocare. O ci hai pensato tu? Non l'ho visto alla stazione di polizia per pagare la cauzione, ma aspetta il marito a raccogliere i pezzi. Non è così? Frank. Oh, Frank. Oh, Frank. Oh, per piacere, smettila. Smettila. Smettila e pensa a quello che stai facendo. Maledizione! So quello che sto facendo! So quello che sto facendo. Ma che cosa puoi fare? Me ne vado. Mia moglie non mi ha lasciato scelta. Oh, Frank! Cosa viene dopo il materiale sul comportamento? Modelli? Poi passiamo alla metodologia. Hai le diapositive? West le passava a prendere prima di venire. Speriamo che arrivi presto. Saranno qui tutti tra un'ora. Lei lo conosce meglio di me, Peter. Michelle! Ah. Michelle. Oh, mio Dio! Frank! Frank mi ha lasciato per colpa dei nostri giochi nausabondi! Per i nostri giochi nausabondi! Ma non so di cosa stai parlando! Io non so, che sono subito venuto a prenderti! I nostri giochi balzani! Balzani! Nausabondi! Michelle! Michelle, calma. La mia famiglia è calmati. Distrutta. Frank, se n'è andato. Michelle, non andartene. Vado via. Ascoltami per un secondo. Michelle, ascoltami. Michelle, ti amo. Voglio sposarti. Michelle, voglio sposarti. Michelle! Michelle! Lei non sta parlando con uno psicopatico, io ho bisogno d'aiuto. Signori, gliel'ho già detto, lei può scocciarmi quanto vuole, ma da me non saprà mai niente, perché non posso darle questa informazione. I trasferimenti non si possono comunicare, perciò se vuole scusarmi, pronto sì, mi dica. Senta, deve dirmi il nome di quella maledetta città. Grazie, mi è stata di molto aiuto. Mm.
Venni qui 9 mesi fa come primario per i bambini. Ho trovato casa. Dopo il divorzio non ho più lavorato con Stan Lee. Lui capiva che ero infelice e io mi sentivo maledettamente inadeguata. Adesso mi sento inutile con i miei pazienti, sono dispersiva. Che non mi muovo da qui saranno 2 mesi. Non voglio. Ho paura. Mi dica, il sine qua non è di aiuto? Certo. È un modo per sfuggire. Direi che è un prendere tempo. Io vorrei rifare tutto da capo. Tutto. Si sta riferendo al gioco sessuale? Tutto, tutto, senza escludere niente. La completa indulgenza, il totale abbandono, la totale immersione nel... E lui ha mai cercato di mettersi in contatto con lei? Non lo so. Il mio trasferimento è stato tenuto segreto. Pensa che l'abbia fatto? Non lo so. Non lo so. Questo non lo so. Penso di aver sbagliato, ma lui mi manca. Odio doverlo ammettere. E sono venuta qui solo perché voglio essere aiutata. Non voglio avere questi sentimenti. Voglio liberarmi di lui. Ne è convinta? Grazie mille. Buongiorno, signore. Ciao, Peter. Che ci fai tu qui? Volevo vederti. Mi dispiace per tuo padre. Ti è piaciuto il funerale? Sei stata lontana alla funzione. Come mai? No, mi aspetto che tu capisca.
Ma volevo esserci. Ma tu che ne sai? È come quando pensavi di conoscermi. Vivi da sola? Senti, non è il momento adatto, Michelle. Non è proprio il momento. Credo di non aver mai pensato come sarebbe stato dopo che se ne fosse andato. Sì, lo ammetto. Sono complicata. Come sta, Frank? Non lo so. Non l'ho più sentito. Ti è capitato di desiderare? Peter, non devi chiedermi queste cose. È stata solo una tua decisione, ti ricordi? Peter, tu... Io cosa? Certo, mi sei mancata, Michelle. E mi ci è voluto molto tempo. Ma credo che quello che avevamo non c'è più. Ci occorreva tempo. Beh, l'abbiamo avuto. Kizer, mi sei mancata. Mi sei mancato, amore. Mi sei mancato tanto. Ma hai ragione. Hai ragione. Non è proprio il momento. È un momento orribile. Vuoi sposarmi? Quando? Oh, abbiamo passato uno splendido weekend. Abbiamo fatto la cerimonia la mattina e il ricevimento è finito alle 9. Ah, Michelle, sei qui? Lui non verrà. Ma arriverà, vedrai. È tutto un gioco per lui. Lui verrà, Michelle, sono sicuro. Michelle! Michelle! Cielo. Posso averne un altro, per piacere. Mi dispiace, ma non posso dargliene altri. Potrei chiamarle un taxi che la riporti a casa, se vuole. Un taxi? A che diavolo ci faccio con un taxi a quest'ora?
Vieni, vieni qui, senti. Andiamo in Spagna stasera. Ti piacerebbe andare in Spagna? Conosco un autobus che ci può portare in Spagna in mezz'ora. Ci porta diritti là. Mi dispiace. Sono sposata, sa? Oh, sì. Ma anch'io. Oggi è il giorno del mio matrimonio. Ti piace la camicia? Molto carina. Sono un tipo eccezionale, sai. Un vero grand'uomo. E vedo molto lontano. So, entriamo, killer. Killa. Killa. Oh! Peter! Oh. Va bene, dove vuoi arrivare, Michelle? Fin dove vuoi arrivare? Dove? Michelle? Pensi di poter vivere senza di me? Io non lo credo! Peter! Oh! Peter! Fuoco! Peter! Oh! Oh, Peter! Oh. Thank you.
Michel. 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 Mattia! No! No! Peter, Peter, Peter! There's a face that you hide away, no trace from your eyes. You looked for life, but everyone has gone, and you face yourself head on. And now you've met.